tanto divertimento a Cerniago per la sesta edizione del Gran Premio del Risotto, momento culminante dell'omonima sagra che ha visto centinaia di persone affluire nel piccolo centro della Lomellina. Oltre alle specialità gastronomiche, tanti curiosi sono stati richiamati dalla gara delle macchinine a pedali costruite dai rioni del paese e dalle rappresentanze dei comuni vicini. Quest'anno abbiamo organizzato quello che si organizza ormai da 6 anni, perché siamo alla 38esima sagra del risotto, ma anche alla sesta edizione del Gran Premio del Risotto. È la gara delle macchinine a pedali, quella che prende spunto da quello che avveniva 35 anni fa. L'abbiamo riproposto 6 anni fa e sta avendo successo. Per la parte culinaria avete avuto tantissime presenze quest'anno. Sì, soprattutto il venerdì sera, ieri sera, è stato davvero un successo, l'affluenza è stata enorme. Ti do questa informazione: ieri abbiamo cucinato 50 kg di risotto, quindi secondo me abbiamo dato da mangiare a più di 500 persone ed era un venerdì. Andiamo sulla gara di oggi, spieghiamo per chi ancora non la conoscesse quali sono le caratteristiche delle macchinine e della competizione vera e propria, perché ci sono sia le qualifiche che la gara. Sì, senti, la gara del risotto è la gara delle macchinine a pedali è appunto una rievocazione di quello che avveniva tempo fa. Quello che abbiamo voluto fare da 6 anni a questa parte è dargli un'impronta goliardica, tant'è vero che sono da vedere, le macchinine sono allestite nella maniera più buffa possibile, anche se comunque è sempre presente la componente agonistica, perché quando si arriva al dunque ci si dà battaglia. Lo sviluppo della gara come funziona? Si è iniziato alla mattina molto presto per allestire la pista, perché lo staff è presente dalle 7:30 di questa mattina, perché non sembra, ma il circuito cittadino offre delle buone opportunità di visuale, ma diventa anche difficile da allestire. Siamo partiti alle 12 con le prove di qualifica, quindi cronometrate per determinare l'ordine sulla griglia di partenza, e intorno alle 15:30, 16, adesso faremo un pre-briefing, un briefing pre-gara, inizierà il sesto Gran Premio del Risotto. I tempi si sono ridotti molto rispetto all'anno scorso, cioè vuol dire che le macchine, pur essendo molto divertenti e goliardiche, sono anche molto performanti. Anche quest'anno i team si sono sbizzarriti alla ricerca delle soluzioni più creative. Siamo il team di Castello d'Agogna e in questo caso il team NASA, perché abbiamo scelto appunto il tema NASA quest'anno, che riguarda il 50° anniversario dell'allunaggio, il 20 luglio del 1969, appunto l'Apollo 11 atterrava sulla Luna, quindi abbiamo rappresentato una scena e lì c'è anche una piccola rappresentazione col razzo, di com'era il razzo dell'epoca, e poi tutto lo stand, insomma, ambientato. Abbiamo realizzato due macchinine, in questo caso uno shuttle e appunto l'Apollo 11. Speriamo di vincere. Noi siamo il team San Giorgio e come tema per quest'anno abbiamo deciso di rappresentare i mitici Ghostbuster. Ovviamente il numero perfetto è il 4 e noi giustamente siamo in 4, come dovrebbe essere. Tattica di gara, farete molti cambi o punterete a fare meno soste e tirare di più per ogni singolo concorrente? Allora, inizialmente la tattica di gara sono 2 giri ciascuno, poi in base al percorso e all'andamento della gara decideremo a seduta stante se cambiare tattica oppure mantenere la nostra. Spiegatemi un po' come avete fatto a costruire questa macchinina, quanto tempo ci avete dedicato, che materiale avete usato. Allora, per il progetto, la realizzazione e la costruzione ci abbiamo messo all'incirca 15 giorni. Il materiale è praticamente una sorta di polistirolo fatto per riempire le pareti, infatti il materiale, la macchinina è molto leggera e l'abbiamo tutta nastrata con del nastro americano per consolidare la struttura. Qualche decalcomania per abbellire il tutto ed eccoci qua. Qualificato terzo? Terzo classificato, nelle prove cronometrate. Cosa speri per la gara? Io parto per penultimo perché ho la gamba lunga e quindi recupero. Forse. Tutto il resto lo fanno gli altri, tutto il resto lo fa la squadra. Si punta sul lavoro di squadra e il mezzo che tenga. Chi è che ha scelto il tema della macchinina? Diciamo noi, diciamo.
perché abbiamo pensato, visto che siamo in Lomellina e questa è la sagra del risotto, chiaramente ci va il trattore, no? per coltivare e raccogliere. E allora abbiamo deciso di fare il trattore, il John Deere sarebbe, ma siccome noi siamo gli amici della Dreher, abbiamo fatto il John Beer. Abbiamo fatto. L'elettronica che sulla vostra auto è sempre importante. Sì, noi anche l'anno scorso l'abbiamo utilizzata, quest'anno abbiamo cambiato, non abbiamo più la spinta motore sulle ruote, ma abbiamo messo una scossa elettrica sotto il sedile, che quando sente l'affaticamento del pilota gli dà un impulso e lo fa scattare. Dunque vinceremo. Voi siete campioni in carica, cosa avete architettato per cercare di difendere il titolo? Allora, quest'anno abbiamo preparato una vettura che è l'evoluzione di quella dell'anno scorso, chiamata TNT proprio perché dà il senso di quello che vogliamo esprimere oggi. E poi per placare un po' questo incendio che abbiamo dentro, abbiamo questa macchina dei pompieri che oggi è stata un po' penalizzata perché era troppo bella, e allora adesso stiamo cercando di fare una buona cosa. Abbiamo fatto una buona qualifica stamattina e quindi daremo una grande battaglia. L'avevano penalizzata che era troppo grossa, comunque va bene. Tattica di gara per appunto poi il Gran Premio vero e proprio? Ma noi cercheremo comunque di lavorare proprio sulla potenza del motore, visto che abbiamo fatto dei test molto impegnativi quest'anno e diciamo che i dati sono positivi. Pensiamo di riuscire a sfruttare il nostro carico aerodinamico molto scarico e quindi sicuramente potremo dare la giusta battaglia. Timburio, siete carichi per la partenza, come vi siete qualificati? Ma insomma, ci siamo qualificati secondi, quindi siamo abbastanza carichi. Questo qua è il nostro pilota che ha fatto il giro veloce e insomma abbiamo buone sensazioni per oggi e speriamo di dare il massimo, un po' stanchi, cadono un aiuto, però daremo il massimo per arrivare alla fine primi possibilmente. Tra l'altro con il caldo la vostra auto insomma fa mettere caldo a guardarla. Diciamo che la coperta di lana con 30 gradi non è proprio il massimo. Spiegatemi un po' come avete scelto la macchinina di quest'anno. Ma l'abbiamo scelta guardando la televisione, vedendo la pubblicità del Crodino, e avevamo una scocca simile perché l'abbiamo riutilizzata, aveva un po' la forma della bottiglia, allora gli abbiamo dato una rinnovatina ed è venuto un Crodino. Puntate al primo posto. Puntiamo al primo posto partendo da sesta, va bene così. Come pensate, di andare aggressivi sulla gara o di andare su più alla distanza? Più che aggressivi, per riuscire a prendere 3 giri in 1. Come vi siete allenati? Facendo giri del percorso di notte, evitando le macchine, girando il pomeriggio in un'altra pista e correndo tutti i giorni. Subito dopo il via la gara è stata immediatamente interrotta a causa di un principio di incendio. Un fumogeno è caduto da una delle vetture andando a infiammare una balla di paglia posta a protezione del tracciato. Fermi, 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 gara ferma, c'è un problema là in fondo. Ha preso fuoco una balla di fieno. Ha preso fuoco una balla di fieno. Dopo un veloce ripristino della pista, la gara è stata fatta ripartire. Via! Ecco, è partita la sesta edizione. Le prime fasi della gara hanno visto gli scozzesi del Burio portarsi al comando, immediatamente tallonati dal TNT del Cavon. Al terzo posto invece il sorprendente John Beere di Gambolò, destinato però a calare alla distanza. Eccola là, poi arrivano le due macchine della NASA. Accidenti, questa edizione veramente sarà da ricordare. Piene di adrenalina. Intanto gli scozzesi seguiti dal TNT stanno dando. Dopo i primi giri, il sorpasso decisivo del Cavon sul Burio. Numero 23 lì dietro, e il TNT ha passato gli scozzesi. TNT alla curva dei cassonetti. Il nostro candelotto dinamite ha già doppiato la NASA! Ha doppiato la NASA! Subito dietro ai vigili del fuoco, che vi chiedo di notare che sono stati speronati dietro. E vedete la macchinina che è tutta rotta. E ormai la classifica si è un pochino ridimensionata, però il TNT continua imperterrito a dominare la data, la gara. Continua a dominare la data concludendo il settimo giro. Quindi per il TNT abbiamo ancora 7 giri a seguire lui e tutti i nostri altri piloti. L'Apollo 11 ha fuso il motore, probabilmente la bancata di sinistra, i 4 cilindri di sinistra. Ha sbiellato, probabilmente ha sbiellato, o sono usciti i carburatori, è successo qualcosa.
e vediamo i tecnici di gara che lo, no, gli aiutanti che lo stanno inseguendo. Intanto i Ghostbuster pedala va, vediamo l'analcolico biondo taglia il traguardo e poi ci sono i vigili del fuoco. L'analcolico biondo taglia il traguardo per l'ottavo giro, gli succhia la coda e vai va a superarlo, ma intanto lo 0-0 e vediamo gli scozzesi del 44 che si arrabbiano, evidentemente c'è un po' di bagarre in gara. E gli scozzesi, guardate John Beer, passa all'interno gli scozzesi, grandissimi, il TLT che taglia il traguardo e vince la sesta sagra del Gran Premio del Risotto, grandissimo TNT. Arriva l'analcolico biondo e taglia il traguardo al secondo posto, grandissimo Alejandro direttamente da Madrid. E il 44 del Burio taglia il traguardo al terzo posto, scozzesi il terzo posto. Per il Rione Cavon la vittoria di quest'anno bis al successo ottenuto nel 2018 ai vincitori è andata alla Coppa allo Spritz da dividere con tutti gli altri partecipanti alla gara.